Cosa ha detto Jessica Morlacchi del vile gesto di Memo Remigi a Oggi è un altro giorno? Le sue parole ho all'interno dell'articolo. Quello che è successo a Jessica Morlacchi per colpa di Memo Remigi a Oggi è un altro giorno a dell'incredibile, ma non nella sua accezione positiva. Il volto della trasmissione si è reso protagonista di uno squallido episodio che gli è costato la sospensione dal programma di Serena Bortone. Ma cosa è successo? Leggi anche, Ballando con le stelle, Gabriel Garco in ospedale per infortunio, come sta oggi? Ultime notizie sulla sua salute, video, cosa ha fatto Memo Remigi? Memo Remigi ha palpato in diretta TV la collega Jessica Morlacchi. L'accaduto risale alla puntata di venerdì scorso, 21 ottobre 2022, durante il lancio iniziale. In quel momento la conduttrice era al centro dello studio insieme agli ospiti e, alle loro spalle, il cast fisso della trasmissione. E proprio in quel momento è possibile notare il terribile e squallido gesto di Remigi, che in un primo momento poggia la mano sul fianco della Morlacchi per poi scivolare fino ad arrivare al sedere. La reazione di Jessica Morlacchi è stizzita quanto immediata, schiaffeggia la mano di Memo, la riporta sul fianco e la blocca come ad evitare altra violenza. Il video di seguito, il video di ciò che è successo a Jessica Morlacchi nello studio di Oggi è un altro giorno, le parole di Jessica Morlacchi dopo l'accaduto, e dopo che il video è divenuto virale, Jessica Morlacchi ha finalmente rotto il silenzio su ciò che è successo nello studio di Serena Bortone a causa di Memo Remigi. Ma cosa ha detto? Dagospia ha rivelato che la ragazza, dubito dopo l'episodio, è letteralmente andata su tutte le furie, ma l'uomo ha sminuito l'accaduto dicendo che si è trattato solamente di un gesto goliardico e in amicizia. La musicista, raggiunta dal Corriere della Sera, ha detto, ma non è finita qui. Memo Remigi, dopo tutto il clamore mediatico attorno alla vicenda, sui social, ha condiviso questo post, seguici su Instagram cliccando qui.